Verso la metà del XII secolo, un monaco tedesco noto con il soprannome di Teofilo raccontava i segreti dei maggiori maestri nella creazione delle vetrate artistiche a piombo. A Firenze, in via Fra Giovanni Angelico, è aperta dal 1919 una bottega artigiana che sembra conservare nei suoi cromosomi tutta la maestria degli antichi mastri vetrai. Guido Polloni, classe 1900, non si era certo improvvisato vetraio. La sua gavetta era stata illustre, avendo imparato l'arte dai migliori maestri di Firenze, Ulisse De Matteis e Ezio Giovannozzi. Pur spaziando dalle vetrate di alberghi, case private e lucernari importanti come quello di Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Regione Toscana, la maggior parte delle opere sono realizzate per contesti sacri. La prima fase è la creazione del bozzetto. Poi l'intero progetto, pezzo per pezzo, viene disegnato su cartone con gessetti di brace che permettono di creare chiaroscuro. Il disegno è in seguito riportato sul lucido, nel quale vengono indicati i colori di riferimento in base al campionario. Il tagliatore può adesso iniziare il suo lavoro. Lo strumento usato è la rotella. Ha una punta in acciaio che crea le microfratture che aprono il vetro. L'operazione non permette incertezze. Il vetro va inciso con precisione e spezzato subito, altrimenti, come si dice, si ghiaccia il taglio. Per la realizzazione dei chiaroscuri vengono utilizzati dei colori vetrificabili, in questo caso la grisaglia, un tipo di miscela già in uso nell'XI secolo. La sua componente metallica gli permette di fondere a una temperatura che non rovina il vetro. Una volta trovata la giusta temperatura, il colore si attacca al vetro in un'unione praticamente eterna. Il prezioso puzzle va adesso ricomposto e montato sul telaio. Ogni pezzo viene saldato e rinforzato con la legatura che segue tutte le linee del piombo per evitare che la ragnatela si pieghi.